Siamo arrivati al momento forse più importante in questa fase della stagione della Casertana, questa partita con il Foggia. Innanzitutto le sensazioni che stai provando tu e la squadra in questi giorni di preparazione alla partita. Allora, la squadra ha lavorato molto bene questa settimana, come del resto ci si aspettavano, insomma, perché queste sono tutte partite importanti. Questa è sicuramente sentita di più perché si viene disputata contro un avversario che è a pari merito in classifica, si gioca con noi un qualcosa di molto importante che viene da una stagione intera, quindi tutti i sacrifici fatti fino a questo momento vengono ricordati, vengono presi in considerazione e si cerca di fare gli ultimi sforzi, in particolare ancora di più questa settimana, perché è una partita che inorgoglisce chiunque possa prendere parte, sia da parte dello staff che dalla parte dei dirigenti e dei giocatori in particolar modo, perché sono loro che vanno in campo e quindi hanno la possibilità di giocarsela e divertirsi anche con tutta la cornice che ci sarà. Il peso di questa partita per entrambe le squadre? Ma una partita sicuramente importante per tutto il girone, per queste due squadre in particolar modo, ma non determinante, anche perché ce ne sono altrettante quattro dopo. Sappiamo benissimo che questo è un girone molto molto combattuto, dove giornata dopo giornata, domenica dopo domenica si può cambiare postazione in classifica, quindi vi va dato il giusto peso. Partita importante, avversario di grandissimo valore, però diciamo non finisce qui il campionato. È la sua terza partita sulla panchina della Casertana, ma quella di sabato al Pinto è un battesimo di fuoco, no? per Tedesco. Sì, sono le partite più belle queste da vivere, sia durante la settimana perché si aspetta sempre che arrivi subito il giorno della gara, poi quando c'è il fischio d'inizio dell'arbitro diciamo passa tutto, insomma, uno si gode il momento, cerca di mantenere la lucidità, poi il resto lo fanno tutti i ragazzi che vanno in campo, insomma, la partita la giocano loro. Notizie positive, sicuramente il recupero di praticamente tutti gli infortunati, gli squalificati, ovviamente ci riferiamo a Jefferson. Detto questo, soprattutto col rientro di Agei si pone, chiamiamolo così, il dilemma del ballottaggio fra Mancosu e Giannone. Sì, allora l'importante per un allenatore è avere tutti i giocatori a disposizione, poi quando c'è di questa concorrenza in campo è stimolante sia per loro che per l'allenatore stesso, perché si possono creare più situazioni. Io dall'inizio ho sempre detto che questa è una squadra che non ragiona per schemi, moduli predeterminati, ma che può cambiare più situazioni a partita in corso o partita dopo partita, quindi il fatto che abbiamo recuperato tutti è molto importante, ci dà morale, ci dà la possibilità di giocarci più situazioni durante la partita stessa e quindi siamo contenti. Questo è frutto del lavoro di tutto lo staff. Sull'11 hai già ben presente l'idea di, per quanto riguarda ovviamente la formazione, oppure magari bisognerà attendere proprio le ultime ore prima della partita? Ma un'idea di massima c'è, anche perché quando si decide di affrontare una partita in un determinato modo hai comunque un'idea generale. È chiaro che ci sono giocatori che si danno da fare durante la settimana e ti mettono in difficoltà fino a che si prende la decisione negli ultimi momenti. Questo è tutto merito dei ragazzi, insomma, perché si danno concorrenza, lo ripeto ancora una volta, l'uno con l'altro e creano questi problemi all'allenatore che non sono altro che positivi. Per finire, una parola sul Foggia. Grandissima squadra, partita per vincere il campionato, non lo dico io ma è un dato di fatto, l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, ha confermato 99% dei giocatori e ne ha integrati 4-5 pezzi per fare ancora di più la differenza, sono cresciuti in maniera esponenziale dal punto di vista del loro progetto tecnico-tattico con lo stesso allenatore e quindi è una di quelle partite che fa piacere giocare proprio per mettersi anche alla prova con se stessi.